Good morning, buongiorno. Eccoci qua pronti per una nuova sessione di chair yoga. Here we are ready for a new day, for a new session of chair yoga. Just wait for everybody to arrive, find where we are. Intanto ascoltiamo i suoni della natura. In the meantime, let's just listen to the sounds of the nature. Un paio di respiri profondi. A few deep breaths. Buongiorno! Good morning! Allora, oggi parte la nostra sedia. Forse sarebbe buono se abbiamo anche una coperta, un tappeto, per stenderci dopo. So it could be good, but other than just the chair today, to have also like a rug or a yoga mat, or if you've got carpet on the floor, that's also cool. Because we shall lay down on the floor towards the end. Ci stendiamo giù alla fine. Ci sono tutta una serie di esercizi che si possono fare anche per terra, che però diventano velocemente molto complesse. Preferisco evitare. There's a load of exercises that we can do with the mats on the floor and our legs up on the chairs. And for these sessions that are dedicated to everybody, I will avoid them because they get quite complicated, you know. It's like you're like laying down on top of the chairs. Allora, mentre aspettiamo che arrivino gli altri, vi voglio raccontare questa piccola cosa che faceva questo grande clown Grok. Just before we start, I want to tell you just about this. What this great clown Grok used to do with his chair in his act, nel suo numero. Lui si metteva seduto sulla sedia e hop, si saltava su e in un secondo era seduto qua sopra così. He would like just jump and then he'd arrive on the back of his chair like this. Quindi la lezione di oggi proviamo proprio questo esercizio. No, we're not going to do this exercise today. But you imagine he was like this, and then hop, jump up, like this. Non è chissà che acrobazie, però fa un po' paura questo esercizio. Però è un esercizio molto bello da fare. Non provatelo da soli a casa, però, eh. Era solo per dargli un intro un po' così simpatico. Poi l'ho provato ogni tanto, quando pop, arrivi, una bella sensazione di riuscita, però non fatelo a casa, don't do this at home, jumping on the back of the chair, especially not a chair like this one here. Allora, siamo pronti? Direi di sì, iniziamo, vero? We're ready to go? Let's start again. Facciamo un inizio un po' più allegro. Stamattina per tirarci su l'energia, we're going to have a slightly happier, fun start today. Scusa Kali, Kali Cat is with us today, laying down. Allora, iniziamo, let's start. So sit up straight. Allora, è un gioco, un movimento di immaginazione. We just kind of a sort of a play with our imagination, and it's a bit like mime, è un po' tipo mimare, ok? Però statevi dietro, è bello. Lavare i piatti, so washing the dishes, so we take a dish, prendiamo un piatto e lo laviamo. E poi lo mettiamo via, and then we put it away. So we take another dish, and then we wash it.
and we put it away. And we get another dish, and we wash it. And we put it away. Now we get another dish, and we clean. And then between an action and un'altra, we sort of move a bit like this. Tra un'azione e l'altra, siamo, ci muoviamo un po' sciolti sulla sedia, come se c'era musica, as if there was music. So, another action, we grab our toothbrush, prendiamo il nostro spazzolino da denti, prendiamo il nostro dentifricio, e mettiamo il dentifricio sopra, we put the toothpaste on top. And then we show off our teeth at the end, poi facciamo vedere i denti alla fine. Di nuovo, spazzolino, toothbrush, toothpaste. ok, facciamo ancora un'azione. Queste sono cose particolari, però è buono avere il cervello, queste cose qui. Allora, facciamo la doccia seduti. Let's have a sitting shower. So, apriamo l'acqua e prendiamo shampoo. E shampoo. Sotto la doccia, bello. Spengiamo l'acqua e l'asciugamano. E we turn off the water and get our towel, dry ourselves off. E la rifacciamo, let's do it again. So turn on the water. Shampoo. Wash our hair. Laviamo i capelli. Sciacquiamo, rinse off the hair, and the body, tutto il corpo, e poi chiudiamo, close the tub, and with the towel, hey! Allora siamo pronti per questa nuova sessione, e cerco sempre di portare cose nuove ogni volta, così il cervello non pensa, questa l'abbiamo già fatto, e rimaniamo svegli. So try to do new things every time to keep us active and interested, and so also the brain doesn't think, I knew this already. Bene, allora sediamoci sul sedia, chiudiamo gli occhi un secondo, close the eyes a second, and just feel how these simple movements, fun movements, have awoken the body. Sentiamo come questi movimenti semplici ci hanno risvegliato il corpo, la mente. Bene, un bello respiro profondo con le braccia, deep breath with the arms. Again. Ancora. Muoviamo i polsi, move our hands, our wrists, gently like this, così, cerchi con i polsi, con le mani aperti, hand circles, hands open, hands the other way, now slightly, grab hold of the hands and slightly bend the arms back, prendiamo le dita leggermente, piegiamo i polsi, non troppo, poco, respirare, breathing. Gently, piano tornare, l'altro verso, mano così, più così, piano, slow, very gently pressing here, breathing, respiriamo. L'altra mano, the other hand, so slowly like this, respirare, anche così va bene, fate quello che potete, do whatever you can, don't force it, and like this,
Very good. Shake hands. Ora, dite così sulle cosce e un po' giù. Vedete un po', si stira, senti un po' qua. Here slightly. Eh? And in the fingers. Non troppo, se troppo. Not too much. If it's painful for your fingers, even don't do it, okay? And the other side, like this. A volte è incredibile come sciogliere le tensioni nel polso può liberare come il respiro. It's amazing. I always find it amazing how even like relaxing small tensions like in our wrists or in our forearms can start to make the breath more open and relaxed. It's not directly connected, but we're all connected. Hmm? Non è direttamente connesso, però ogni pezzo è connesso al resto, no? Questa è la... Benissimo. Vabbè, facciamo questo con i gomiti. Cambio. Allora, per cambiare questo e fare un po' di esercizio per il cervello, to change this and make some brain gym exercises, we're going to do one arm is going to do twice the speed as the other. Facciamo un braccio fa due volte la velocità dell'altro. Due volte più o meno, eh? Non stiamo contando, quindi braccio destro, ok. Poi cambio e quello va lento e questo va più veloce. questo è difficile, eh? Lo sto facendo tipo tre volte più veloce, like about three times faster, but hey. So this one keeps going fast, so we just change direction. And then this one goes fast, change direction, and this goes slow. Great! Bello, no? Il cervello fa whoop e si risveglia. The brain sort of goes whoop and he sort of wakes up doing these exercises. Let's do the eagle with the arms. Facciamo la posizione dell'aquila con le braccia. Passo per passo, quindi il primo passo, mani sulle spalle, così. First step is to put the hands on the shoulders and breathe. E respiriamo. Questo anche ha un effetto sul cervello, perché le parti sono incrociate. C'è una sensazione nervosa di questa mano, di questa parte. This is also good for the brain, these sort of crossing positions. Because this hand is touching this other side now. Okay, so change. I was like this, now I'm like this. E respirare, contenti. Se vogliamo, questo lavoro che facciamo insieme è anche un invito a richiamarsi a essere presenti. Però questo cosa vuol dire? Richiamarsi a sentire il corpo, a stare qui ora, non stare preoccupandoci del futuro o, come dire, rimuginare sul passato, ma sentire veramente il corpo. Richiamiamo in continuazione. La mente un po' va a pensare altro, piano piano la riportiamo sul respiro, sul corpo. So saying is this exercise is really an invitation to be more present, because when we're concentrating on the breath and we're concentrating on the body, we're not worried about what will happen in the future, and we're not dwelling on the past, no? and this breaks this worry and this chain of mental activity, no? We're really here now. Allora, abbiamo fatto questo. Allora, ora facciamo così, braccio, mano a mano così, e basta così con l'aquila, possiamo anche incrociare così, ma we
we just do up into here for the, and we're gonna push, come forward to the elbows. Andiamo avanti con i gomiti, ok? E solo con le braccia facciamo un U. So just the arms, like this, like U. And here we really feel it behind, eh? Sentiamo molto dietro questa crac 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 crac. L'importante è sempre stare un po' dritti con la schiena, eh? Try and stay tall with the back. Stop. Now. Change the side. Non è sempre facile, cambiare il lato. Okay, and then da-da-da. Oh, the elbows forward, and then da-da-da, 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 da-da-da. Great, shake. Allora, ora, braccia su. And we're just gonna very gently pull the elbow down. Piano piano, molto delicatamente, tiriamo il gomito un po' indietro. Questo per qualcuno tira molto. For some people this really feel it pulling. Breathe, respiriamo, contenti. Slowly come down. And the other side. E l'altro lato. Respirare, contenti. Profonda. Ancora. Mostriamo le nostre ascelle, ok? Però è per aprire qui, quindi come se mostrassimo una ascella. We're gonna show off our armpits. It's not really showing off our armpits, ok? It's like opening them, so it's like, why not show off our armpits anyway? Perché no? Non fa vedere le nostre ascelle. Ok, così, and the other one, apriamo bene qua. And again. And again. Vieni profonda. Facciamola profonda tre volte più veloci adesso. We're gonna do this deep breath three times a bit quicker now. Very good. Ora, così, questa mano. Sentire sempre anche i piedi mentre facciamo questo. Keep feeling our feet while we're doing this. Brilliant. So let's do cat move now. So it's, we breathe in and our hands come back and we open the chest. And we breathe out and the hands come forward and we go back. Inspirare avanti, le mani vanno scivolando indietro. E espirare, faccio di lato così si vede meglio. Allora. Inspiro, mani intorno qua, apro il petto, espiro, questa parte centrale va indietro. Benissimo, ottimo, bravissimi.
andiamo come se vogliamo prendere una mela, let's go up, si fronte, grab an apple, reach up high, andiamo veramente altissimo le dita. We've got some added sound effects today. Abbiamo qualche effetto sonoro in più. Allora, questa che ci piace tanto. This one that we like a lot, eh? And the other side. E piano andiamo giù. Rilassiamo la testa. Let the head go. 10 deep breaths down. 10 respiri profondi con la testa giù. Rilassare tutto, 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 tutto. Let everything go. Piano piano, very slowly, come back up. Un attimo. Deep breath. Facciamo una torsione, let's do a torsion, so twist, so hand on the opposite knee. Just gently rotate behind us, dolcemente rotiamo dietro, guardiamo dietro, respirare contenti, breathing deeply, happy. Torniamo piano piano. And the other side. Mano sul ginocchio opposto, hand on the other knee. And twist around and look behind us. Breathing, respirare contenti. Guardare dietro. E tornare. Prima di andare in piedi, before we stand up, let's just do some things for our hips. Facciamo alcune cose per le nostre anche. Quindi questo, gambo qua, anzi, giriamo un po' il piede. Rotate the ankle. The other way. Alcune cose facciamo molto spesso, eh? Lots of things we often do. Perché sono importanti. Important. So, very gently forward, coming forward, piano piano, dolcemente andiamo avanti. Fermiamoci qui, se questa già la senti con loro bene, stop here, this already, we can feel like it's already working quite well here. If not, you can drop all the way down if you like. Potete anche andare tutto giù se volete.
piano, tornare su, poi gently come back up again, change, foot, okay, and you go forward again. If this is what already feels good, like a good stretch behind here, stay here. Se no, andiamo giù di più, rilassando la testa, abbandonandolo. Sarebbe che ogni volta inspiriamo, ogni volta che espiriamo, ci sgonfiamo di più. It would be. The idea is that every time we breathe out, we sort of release more. Very good. Piano su. Forse lunedì torniamo sotto il salice. Perhaps Monday we can go back underneath the willow tree again. These movements help us, you know, be more fluid. Facciamo un po' di movimenti da salice. Poco. Do some willow-like movements, gently. Also, così, un po' di cerchi. Cambio. Brilliant! Allora, abbiamo lavato i piatti, ci siamo lavati i denti e fatto la doccia, e adesso alziamo in piedi. Ok, so we washed our dishes, brushed our teeth, had a shower, and now we're gonna stand up. Ah, brilliant! Bellissimo! Sentire come stiamo in piedi. Lasciamo che il corpo un po' si assesta. See how we are standing up. Let the body just sort of like reorganize itself a moment. Let the shoulders drop down. Allora, allunghiamo un po' più dietro le gambe. Okay, we're gonna stretch the backs of our legs a little bit more. So put one foot up like this, and then very gently, either like this or like this. Sentiamolo, schiena lunga, the back, keep the back really long. We're gonna work opening the backs of our legs a little bit more now. E respirare, breathe, loosen, not too much, not too much pulling. Sentirlo un po', respirare, sciogliere le tensioni. So we just feel it a little bit, not too much, we're not pulling or pushing, and just letting it soften. Il respiro è la cosa più importante per sciogliere le tensioni qui. Okay, so the breath is really the most important thing about loosening the tension here. Ok, lasciamo il piede qua così, braccia su, dritti verso l'alto, forse anche un po' indietro, poco. Ok, tornare. And change. Su, piano, sentire anche le differenze tra le due gambe. So if you notice the difference between the two legs, one is often a bit stiffer, the other is a bit looser. Una è un po' più rigida, l'altra è un po' più morbida. Respirare, sentirlo, incontrare questa sensazione. So meet this feeling in the leg, don't try and avoid it. Non fare troppo, fare poco, però incontrare la sensazione che, stiamo sciogliendo. Ok, wonderful! Braccia su, se ce la sentiamo, anche un po' dietro, solo se ce la sentiamo. Ok, wonderful!
i cali. Ok, facciamo un equilibrio. Anzi, un piede davanti all'altro, one foot in front of the other, like touching, heel to toe, tallone al di dei piedi. Teniamo l'equilibrio sulla sedia, solo poco con la dita, così, just a little bit resting. E se ce la sentiamo, chiudiamo gli occhi. If we feel like it, close our eyes for like 10 seconds. Bello, brilliant. Cambiare piedi. Non dobbiamo giudicare il nostro equilibrio se non è ottimo, cioè se siamo un po' titubanti. Stiamo comunque allenando l'equilibrio così, ci stiamo mettendo in un processo di apprendimento. So if our balance is a little bit like wobbly, please don't worry about it. This is what we're doing here. We're trying to learn it. It's not a test to see how our balance is. We are improving our balance, no? Allora, così, chiudiamo gli occhi, tenendo sempre un po' vicino la sedia, holding the chair with right near, loosely, molto dolcemente teniamo la sedia. Ok. Importantissimo mantenere l'equilibrio, importantissimo. Anzi, facciamo delle rotazioni con il ginocchio così, tenendo sempre la sedia. Just gonna make some rotations like this, holding the chair. This is also good for the balance. Questa gamba può essere semplicemente piegata. Okay? The ground leg could be a little bit bent. Ok, the other direction, cambio direzione. Croc 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 croc. Ok. Vabbè. Watch out you don't bang your knee on the chair. Attenzione che non andiamo. Anzi, facciamo l'altro lato, va. So, don't too much weight. Non appoggiamoci troppo sulla sedia, poco. Go back over the side. Un altro esercizio che mi piace molto con una gamba è it's like our foot is a metal detector. È come il nostro piede fosse queste cose che cercano il metallo. Questa gamba piega molto. This leg bends a lot. We push the leg around with the belly. It's not the leg doing it, it's pushing it around. La spingo con la pancia la gamba. Fare i cerchi in modo che la pianta del piede sta a un centimetro da terra. Ok? So like the plant of the foot is like about a centimeter from the ground all the time. Ok? Questa apre molto dentro qui, tutti questi muscoli. Tutto quanto change. It's just saying that this exercise here really moves a lot of different muscles and tendons inside here. Ok, very good. Sentite gli effetti? È molto più rilassato, sentite? It's really much more relaxed and grounded. Cambio. Zac. Change, cambio, zac, ok, sentite, ora ecco, ci siamo, no? Siamo belli e piazzati. We're here now, no? We're really here, standing on our two legs. This is a powerful metaphor, una metafora potente. Stare sulle proprie gambe, no? Questo è stare sulle proprie gambe, lo sentite? You can feel that we're really standing on our own legs now. Great! Anche
anche facciamo questo che è un bel frasicone. Ecco. Doing this because it's this is just an essential one for the back as well, eh? Shoulders. Non caricare troppo i lombari, ok? Don't push too much here, more higher. Qui vogliamo lavorare più tra le scapole. Between the shoulder blades. We want to feel it between the shoulder blades more, okay? Okay, basta. Torniamo seduti. Come la mia sedia qua. Ah sì, allora ho promesso di fare questa cosa qua col tappeto giù. Facciamo prima il rilassamento, magari lo guido un po'. Vabbè, lo guido in modo molto essenziale. So we're gonna do the relaxation now with our mats. Could be that we just have a big jumper on, eh? Può essere che abbiamo solo un grande maglione. Lo guido un po', poco. Gonna guide it just very slightly. So faccio vedere prima, poi fatelo. Allora, così, schiena giù con le gambe su, ecco. Se vogliamo possiamo anche prendere la sotto le gambe della sedia. If we like we can grab hold of the chair's legs like this. Aspetto un secondo prima di farlo. No, facciamo questo e basta. Ok, so get in position. So lay down with your legs on the chair. Stendetevi con le gambe sulle sedia. Do 30 secondi per sistemarvi un po'. Ok, allora, è una posizione particolare. Se la sedia è troppo alto, forse avrei dovuto dirlo, se la sedia è troppo alto, il bacino non è proprio attaccato, magari per adesso mettete le mani sotto, se no sarebbe da mettere un piccolo cuscino o qualcosa. If the chair is too tall and here isn't in your the back base of your spine isn't touching the ground, then perhaps or put your hands underneath or put a little cushion under there straight away, okay? O teniamo la gamba della sedia in modo rilassato o lasciamoli, okay? Non lo so, non vi vedo. Posso solo immaginare che siete comodi. Spero che avete trovato una posizione comoda. I hope you found a comfortable position. So, once you found a comfortable position, then start to breathe a bit more deeply with the belly. Respiriamo più profondamente con la pancia. Once we found a comfortable position. And then we're going to start with the head, cioè iniziamo con la testa rilassando le parti, quindi rilassiamo enormemente la fronte. So we're gonna really relax our forehead, as if we're ironing out all the creases in our forehead. Immaginate veramente che si distendono ogni muscolo nella fronte, anche i tempi, il cuoio capelluto, la mascella. So we're also gonna really relax and distend our temples and the whole of the scalp, our scalp and the jaw and all the muscles in our faces. We're gonna relax. Poi ci concentriamo sulla nuca, il collo,
distendiamo, ammorbidiamo la nuca e il collo. We're gonna relax the base of the skull and our neck and our shoulders, anche le spalle, sentiamo lì che si ammorbidiscono. Arms e le braccia, il petto, chest, the whole of the back, tutta la schiena, aderisci al suolo. The whole of the back is really like relaxing and spreading. Cerchiamo di rilassare possibilmente anche la pancia. We're gonna try and relax the belly as much as we can. And also like the groin, linguine. Cerchiamo di rilassare, aprire il bacino. Non so se sarà facilissimo in questa posizione, spero. Ok, so try and open up a whole of our pelvic area. I hope you're able to do this with your chair and that you're comfortable. Poi piano piano rilassiamo anche tutte le gambe fino ai piedi. Gonna relax the whole of the legs until the feet. And the arms until the hands. Quindi sentire tutto il corpo rilassarsi, abbandonare, aprire, sciogliere. We're gonna feel the whole body opening, relaxing, melting, dissolving, whatever you want to call it. Quindi le due gambe, le due braccia, testa e tronco, both the legs, the arms, the head, and the torso, tutto il corpo, tutto il corpo, the whole body, the whole body, the whole body. Ora ci concentriamo sul respiro che è diventato più piano, però costante, fluido, uniforme. We're gonna now revolge, we're gonna turn our attention to our breath, that it's nice and constant and even. It will have become a bit smaller, a bit shallower. That's fine because we're relaxing now, so we don't need so much breath. Sentire tutto il corpo, sentire tutto il corpo. Listen to the whole body, listen to the whole body. If you're uncomfortable, se siete scomodi, per favore cambiate posizione. Non so, if you're uncomfortable, se siete scomodi, per favore cambiate posizione. If you're uncomfortable, please change the position. Sentire il corpo che si ricarica, che si rigenera, feel the whole body that's recharging, regenerating. Stiamo richiamando la nostra energia a noi stessi. We're calling back our energy to ourselves. Piano piano di sentire il corpo, l'ambiente, very slowly feel the body, the ambience, room. Fare un respiro più profondo, liberatorio, have a nice, great, big, deep, liberating breath. Portare le braccia dietro la testa per terra, allungarvi. Reaching back with the hands behind the head.
arms on the floor, really stretching. Come la mattina, presto, allungatevi bene. Piano piano trovate un modo di portare le ginocchia giù al petto, abbracciare le ginocchia al petto. Very slowly find a way to bring the knees down, hugging the knees onto the chest. Slowly rocking sideways. Piano piano dondoliamo un po' destra e sinistra. O stare fermi. Giriamoci sul fianco, rimaniamo sul fianco, just turn to the side and stay on the side for a moment. E piano piano ci mettiamo seduti. Very slowly you can sit up again. Possiamo anche sederci per terra, abbiamo quasi finito. You can also sit on the floor. We've almost finished now. Profondo con le braccia. Strofiniamo le mani, rub our hands together, and very gentle, brushing the whole body, brushing, stroking, spazzoliamo, accarezziamo tutto il corpo. Buongiorno Francesco, arrivo. Quindi sabato facciamo questa. Chi vuole, sabato facciamo questo incontro sulla mappatura del respiro. Credo che siamo quasi al limite delle persone, poi. Magari la faccia on Saturday we're going to do a meeting, but it will be in Italian. Maybe we'll do something in English for the breath mapping. So if you're interested in doing this mapping of the breathing, then let me know, and perhaps we'll organize organize an English session soon. this will be not a live event, but more like a sort of in a room together, as if it were. Grazie che siete venuti. Thanks for coming along and for wanting to do yoga together e fare lo yoga insieme. Mi fa sempre molto piacere sentirvi. So if you want to share some thoughts with you how the session was today, then I'm always very happy. Lasciamola così. Grazie mille, grazie. Fate una giornata meravigliosa. Okay, so have a really amazing day and hear from you soon. Okay, thank you.